Speleologi nelle viscere del castello Oldofredi di Iseo, il gruppo Speleo Montorfano, in collaborazione con il gruppo archeologico di Iseo, ha organizzato nei giorni scorsi un'esplorazione all'interno del pozzo della corte e in un locale sotterraneo che si trova sotto la torre nord-ovest del castello. Gli operatori del gruppo speleologico che sono scesi nel pozzo hanno rilevato la profondità del pozzo, il diametro è 1,75 m. L'esplorazione invece della stanza, o meglio di quel locale sotterraneo sotto la torre nord-ovest, ha rilevato appunto la presenza di questo ambiente, sono state prese le misure, ma sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, con magari l'esecuzione di saggi d'indagine. Uno degli speleologi con tanto di muta si è calato nel pozzo fino ad arrivare all'acqua per misurare la giusta profondità, attorno ai 20 metri. Le esplorazioni rientrano in un più ampio progetto di valorizzazione della storica struttura iseana. Comune ha dato l'incarico alla dottoressa Venturini, aiutata dal nostro gruppo storico-archeologico, di preparare una bozza di museo del territorio di Iseo e del territorio, proprio nelle ali nord e nelle ali ovest. Il castello Oldofredi ha origini molto antiche, probabilmente la collina era già insediata in età romana e nella parte più alta nell'undicesimo secolo c'era una grande torre che vide la distruzione di Iseo nel 1161 ad opera del Barbarossa. Successivamente sorse l'attuale struttura del castello, databile tra XII e XIV secolo. Il castello divenne poi nel 1600 convento dei frati cappuccini, quindi l'interno è tutta della fase dei cappuccini, però questa trasformazione dell'edilizia militare nell'edilizia religiosa ha consentito di conservare questa struttura molto significativa.